canzoni straordinarie lo sappiamo. Non perché il nostro ospite sia qui, ma ad ascoltare veramente fino all'ultimissima nota. Diamo subito il buongiorno a Medeo Minghi. Benvenuto, buongiorno, grazie per essere grazie, con noi. Bentrovati. E io, Fabrizio Pescatori il nostro direttore. Ciao Marina, ben trovati, ben sintonizzati tutti voi. Grazie, grazie, Amedeo. Grazie è... a voi per l'ospitalità. È sempre. un onore. <ride> te lo dicevamo a microfoni spenti, ma lo diciamo anche a microfoni aperti. Insomma, è un, <ride> un grandissimo, enorme piacere il fatto che tu sia qui. Ne ricordiamo subito che questa sera sarà. Questo sì, è un evento importante, importantissimo. Qui ritorno a Torino dopo un po' di tempo. Mancavo da, da Torino teatralmente parlando da un po' di tempo, quindi è un piacere, anzi poi è importante perché è una ripartenza. Noi abbiamo iniziato il tour a gennaio, poi abbiamo interrotto un po' per lo tsunami Sanremo, ovviamente, <ride> sì. e un po' per altri impegni internazionali. E quindi da stasera riprende poi il, il tour fino a metà aprile, quindi è, una riparte, è un altro debutto praticamente. Che poi è uno spettacolo non solo di musica, sono arrivate delle anticipazioni, sì, sarà infatti. veramente molto bello. Oltre alle tue belle canzoni, la tua bella interpretazione, questo calore con il pubblico che ci raccontavamo no? reciproco sì, 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 eh, questo bellissimo. affetto fortissimo un legame veramente un legame forte. Forte. Beh, cioè, altrimenti non sarei arrivato a 50 anni di mestiere perché ovviamente il, um, eh, il partner ideale per, per un artista è il pubblico non sono né i scorabici né gli addetti ai lavori no? se il pubblico non, 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 non ti risponde non ti segue non viene con te eh, puoi fare che vuoi, insomma, puoi, <ride> ti puoi inventare ogni cosa, ma se la certo. gente non c'è non, non succede nulla. Invece, eh, a Dio piacendo, insomma, abbiamo un rapporto forte, ma eh, che io non ho mai, come diciamo, a Roma dato la sola, capito? Non, ho mai, non ho mai pubblicato un disco da contratto, non l'ho mai fatto, sai benissimo, io ho sempre pubblicato, come fino a anche questo, pubblicato con una motivazione o comunque perché erano canzoni che mi piacevano quindi che era un lavoro che, sono lavori che, che mi piacciono mai fatto un, contratto, un disco per, eh, rispettando la scadenza eh, diciamo così contrattuale a volte correndo anche dei rischi da questo punto di vista però ecco, io pubblico quando, quando sono lì. Quando hai piacere e quando senti che le canzoni ti vengono a cuore Beh sì, da, anche comunque sono sempre arrivati, siamo arrivati al 32 album, voglio dire ce ne sono tra queste tra canzoni tra le mie, e quelle che ho scritto per i miei colleghi, e, e le colonne sonore, i fantaghiro, le cose, la di insomma, fatte di cotte e di di più. Ma devo dirti che però io sto già lavorando al nuovo progetto. Eh. Vedi? <ride> ah, mamma mia, è infaticabile. Beh, no, ma finché, è, finché arriva la musica devi prendere. Assolutamente. Questo è un piacere perché eh, ci hai fatto un bel regalo per festeggiare i 50 anni di carriera, che è questo album dove ci sono dopo tanti anni, 11 più o meno, eh, di inediti che mancavano. Di no? sono inediti, sì, perché in realtà sono, ho pubblicato due lavori in questi in questi anni che erano due cose che avevo così in mente da tanto tempo di fare e bisogna pur prendersi insomma delle libertà a un certo punto quindi ho fatto due lavori uno si chiama sentire di canzone in canzone e ho, ho fatto a Roma un piccolo teatro si chiama Ghione, bellissimo e um, ho fatto sei concerti unici ogni volta diversi <ride> e sono diventati sei e sono diventati, esattamente. E poi invece un altro lavoro che si intitola Suoni tra ieri e domani, dove lì ho rivisitato alcuni dei brani che ho scritto per, per i miei colleghi attraverso gli arrangiamenti al pianoforte di Cinzia Cangarella, una pianista straordinaria. E quindi ecco, ho dato vita, ho dato mh, spazio a dei progetti che avevo nel cassetto e volevo realizzarli. Poi arriva una cinquantana, giustamente, però ci vuole qualcosa di più... No, più, non dico importante, sono il più significativo per raccontarvi E allora arriva questo triplo CD con tre dischi che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Molto bello, anche perché cosa ci sono? Stato abbiamo eh, un servizio fotografico in corso. Sì, in corso. <ride> <ride> allora, perché infatti, si intitola La bussola e il cuore, ma non è solo la bussola e il cuore. La bussola e il cuore ci sono anche le mappe. mappe perché, sì. allora, eh, la prima possiamo dire la bussola è quella dove ci sono questi inediti eh, che ci hai portato. Oh, ventata di cose nuove che, Beh, che poi la maggior parte perché sono 40 brani ecco vedo qui la lista che tu con questi 40 brani contenuti 30 sono inediti eh sì perché anche nelle mappe ce ne sono sia tantissime. nelle mappe che anche nel cuore perché nel il cuore c'è il, la seconda parte, a parte i cinque anni di rifacimento, rivisitazione: brani cantare ricantati, così i grandi classici che poi non sono tutti insomma, che ne mancano eh, un beh, bel po'. Ovviamente. Bisognerebbe uscire un altro cofanetto da ecco, C'è già <ride> visto percorso della fede. Io sono stato testimone della fede e in quell'occasione eh, avevo musicato appunto il cantico delle creature, non abbiate paura, il padre nostro, le beatitudini e tutti questi brani che sono stati poi eseguiti in dieci concerti più di, sagrati di grandi cattedrali non sono mai stati proprio pubblicati Quindi, hanno avuto un successo incredibile, incredibile. Eh, delle critiche meravigliose, delle sì, cioè, me recensioni un... Chi sa che è un'esperienza giornosia... meravigliosa, è sì, bellissimo. Quindi... Il tuo percorso di fede... A... Sì, ma hai capito, avendo questi, certo. questi parolieri eh. che non sono scritti alla SIA... È stato questo... anche un santo che è Giovanni Paolo II. Tra nel frattempo mi è diventato santo, anche <ride> quando io l'ho conosciuto era soltanto, tra virgolette, un papa. No, adesso invece, parlando di lui, bisogna dire San Giovanni Paolo II. Esatto. Mi diventa difficile, eh. perché per me era eh, la, votiva, la votiva. E quindi ecco questa cosa qui... E poi c'è questo mappe che... È... Thank <laughs> you. Una goduria per quanto riguarda i miei collezionisti perché eh, dentro c'era i provini, sì. quelli fatti ecco, poco fa si parla di analogico, eh, perché qui si parla di alcuni brani registrati con il vecchio Tech, quattro piste, per cui si faceva una pista, poi un'altra, poi un'altra, poi si faceva un pre-mix. So, era un lavoro enorme. C'è cioè, un mixer fare... a parte. Eh. Cioè, e mixer a suo, parte. Eh. Poi magari uno lo mettiamo di questi <ride> brani che abbiamo sarebbe ricordate... bello se fosse davvero bello il mondo. Eh, Ma il magari... mondo potrebbe essere bello, si può migliorare. Questo va bene, si sa, però sì, potremo sì. migliorare eh, sì. perché l'abbiamo messo. Dovremmo po'... migliorare noi però ecco, eh. perché siamo noi il mondo. <ride> ci, ci affidiamo, diciamo, alle nuove leve. Poi lo racconti anche in un tuo brano sì. perché insomma, noi non abbiamo fatto del nostro meglio ancora. No, no sicuramente mm, eh, no. L'abbiamo un po' peggiorato. Se <ride> lo ascoltiamo, rimani ancora con noi. Amedeo, eh, sì. E Com È come bello il mondo. Radio Veronica One, questa sera a teatro Colosseo. Amedeo Minghi. Radio Veronica One, a Cuneo 93 4. Rieccoci insieme, viva la gente, con un ospite straordinario. Oggi con noi abbiamo Amedeo Minghi e il nostro direttore artistico, Fabrizio Pescatori. No, soprattutto, cioè Amedeo Minghi, <ride> soprattutto e, lui. Che io mi permetto di chiamare maestro perché sì, è veramente il mio un mio grande maestro. Sì, il maestro Amedeo Minghi. <ride> Tanto grazie, ricordiamo questa sera l'appuntamento al teatro Colosseo, Colosseo a Torino. Sera... Dunque, prendiamo da Il Cuore il prossimo brano. E eh... eh beh, si, sì, eh, <ride> abbiamo parlato, eh, non si può che prescindere. Partiamo da, da allora. Adesso, questa seconda parte, da L'Immenso, e eh beh, eh, questo è stato il mio start vero. Insomma, un successo internazionale. Eh, quello che ti ha dato la patente, dicevi da, da Canto Lucciano. Con spenti. questo brano, ci sono. Cioè, Forse, forse puoi fare questo mestiere. <ride> Ce l'ascoltiamo insieme con te. quando mettiamo su di Veronica One. Straordinario davvero, straordinario davvero, grazie, grazie, eh. grazie, a voi, grazie. Ci sono moltissime persone che stanno inviando tantissimi saluti per te, Amedeo, moltissime persone ah, grazie, che ti salutano, ti chiamano tutti maestro, per cui alla fine. <ride> <Sì>. <ride> vedi sì. che detto, ma è Il mio secondo cognome, ah, ha detto anche maestro, che... è così. Anche ho detto Baudo ha fatto, ma quello non lo sono, cioè, no, tu sei, maestro. E <ride> ha ragione. <ride> Baudo ha ragione. Hai fatto innamorare un mare di persone, ce lo dicevamo anche in privato. C'è, ad esempio, chi questa sera come Antonietta, prendo un nome fra i tanti, perché se. Moltissima di aver scritto per Amedeo Minghi e dice: Ringrazio Minghi per le sue bellissime canzoni. Questa sera sarò al concerto perché mio marito ha preso i biglietti come regalo per il nostro trentasettesimo anniversario di matrimonio. Pensate che meraviglia, sei un regalo di matrimonio! Eh, sì, sì. lo so perché me lo dicono, me lo scrivono tantissimo. di questa Vabbè, Ho fatto un sacco di guai. Cosa... Quante cose si sono conosciute? No. Grazie mille, no. sì, no, sono stato con la sonora di tantissimi matrimoni. Non me lo dicono continuamente, ogni sera, ogni concerto arriva qualcuno dove ha una canzone che ha fatto come crona sonora il loro, loro matrimonio, alla loro conoscenza e poi è proseguita nel. Nel loro matrimonio. L'immenso che è una canzone d'amore, ma non soltanto d'amore eh, tra Beh, sì, persone, ma umore. è molto più universale. Direi Forse magari, sì. all'inizio per quello che dicevo, anche innovativo, perché eh, hai scritto anche dei testi che eh, parlano d'amore, ma parlano di amore universale. Beh, di sì, un pro... quello che canto io. L'amore che canto è Non è mai stato quello dei fotoromanzi, non è mai stato quello, queste sorelline. Cioè, il mio cantare d'amore è cantare, cantare la vita, la vita è difficile no? vivere, non è facile così anche, anche l'amore non è facile amare non è facile, è, è complesso quindi io mh, racconto di questo della, della complessità che questo sentimento comporta non è il fotoromanzo di due che si contano, si lasciano non, non è mai stata questa cosa così mh, non dico banale, però insomma semplice io ho sempre scandagliato l'amore nei suoi aspetti più, più nascosti, ecco, quello che continua a fare. Quindi, in questo, in questo brano c'era un amore universale, una speranza di un mondo eh, che non avesse, per esempio, confini. Scritto nel 1976, io immaginavo ecco, questa, questa Europa che non siamo riusciti a fare, ma questo mondo che non siamo riusciti a fare, anzi, questo mondo che conosce. Questo dramma delle queste, barriere. Di, dei, delle barriere di, invece queste... tu lo immaginavi già e eh, lo, lo disegnavi già sì. aperto. Eh beh, sai, l'utopia appartiene agli certo. artisti, quindi eh, è nostra materia. Ai grandi sognatori, ai grandi artisti, eh. <ride> sì, <ride> ai grandi filosofi. Sì. sono grandi, non lo so, però sicuramente sì, l'utopia appartiene, appartiene a noi, è una faccenda che ci riguarda. E quindi gente sul e confine questa canzone è e bellissima. questo dà il via allora, al fatto che sì, Amedeo può essere un cantautore come dicevi, perché prima avevi scritto tante cose e in eh, questo album cose, ci sono sì, tante cose sì. che avevo tu... già fatto anche dei dischi ma erano bellissimi cioè, hai fatto un sacco <ride> di bei regali con questo album qua eh, non oso pensare al prossimo che stai già progettando perché nelle mappe ci sono delle lacche sì, eh, sì, spieghiamo sì, sì. per coloro che fossero giovanissimi che cosa sono le lacche Perché eh, vedi, figlio, vedi, a qualche sono... anno in più magari può, erano saperlo. una sorta di LP magari. Non erano lì perché eh, potevano essere ascoltate 20-30 volte, poi si, si deterioravano. Per cui erano, si chiamavano del pronto ascolto. che adesso sono i demo, ma erano fatti su vin, una specie di vinile. Eh, sì, una specie di di scarsa qualità. Sì. Non era, per cui, insomma, dopo qualche volta che lo ascoltavi, la puntina rovinava tutto. <ride> bisognava fare in fretta, perché serviva questo per, per i discografici per decidere se. Eh, farti andare avanti pubblicarlo o no ecco più della volta erano no, troppo complicate le canzoni troppi, 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 troppi accordi troppi, insomma ecco eh, c'era un mondo ancora da, da esplorare e quindi scrivevo intanto per gli altri poi con grandi collaboratori insomma che, o... sono nomi grandi come il tuo, eh, eh, oggi sì insomma allora <ride> erano più grandi grandi di me quindi insomma è stata un'esperienza bellissima poi arriva appunto questa canzone e cambia un po' tutte le carte in tavola e da lì ho preso la mia, la mia strada e sono, sono qui a raccontare di allora di un mondo senza confini cosa che abbiamo tentato di fare e oggi invece questi confini sono attraversati da dalle genti più diverse tra poco racconteremo ancora eh, quello che stai raccontando con la tua canzone gente sul confine ma io volevo anche sottolineare venerdì tu sei stato a torino venerdì sì. per questo progetto che ti vede protagonista con emergenza siria dell'AIB eh, per costruire questo ospedale eh, si sì, lo stiamo sempre facendo abbiamo fatto anche, anche a milano abbiamo fatto anche a Foligno. Sì, beh, quando, quando è possibile lo facciamo questa volta in maniera un po' più evidente però vi motivi, si cioè tratta di bambini, cioè, sai che costruiscono questa scuola dentro all'interno di una grotta, perché bomba bombardano tutto, bombardano anche le scuole, gli ospedali bombardano, ma appositamente, le vedono ospedali, ah, non bombardano appositamente, bomba sì, cioè, spedale, ah, la bomba faccia della guerra chirurgica che, allora, dicono sì, ma che no, sì. non non esistono mm. bombe intelligenti, no, la, la anche, guerra guerra, l'ho anche, è vero, anche scritto in un altro, altro cioè. blog, si chiama Teleindipendenti Indifferenti, l ho scritto questa cosa, bombe intelligenti che stanno a riconoscere, no, vabbè insomma, lui dire... Prendere questo certo. argomento. Allora, queste scuole vengono costruite eh, per i bambini dentro delle de, de, de montagne, de, una grotta fai conto. Scavano queste montagne e all'interno di queste montagne qui, quindi non visibili da, certo. da fuori, fanno queste scuole per proteggere questi bambini che altrimenti verrebbero bombardati e loro allora non gliene frega niente, no, che siano scuole o ospedali o... Basta radere al suolo. Basta radere al suolo, basta distruggere. Questo è una cosa. Quindi mi sembra veramente terribile, quindi se possiamo dare una mano noi siamo obbligati a farlo secondo me. Grande Amedeo, 50 anni di carriera, la bussola al cuore con queste mappe bellissime, queste diciamo <ride> prima queste rarità che... Anche guarda, quando, quando ti ascolterai ti divertirei un pazzo, perché senti, <ride> io riconoscerai certe sonorità. Ti ho ascoltate di... alcune, <ride> ma era, sì, con suoni. Diversi, anche diversi. al mio voi il modo di cantare, mio, anche certo. perché era diverso, no? Quindi. Eh, insomma, ecco, sono interessante perché sono un... Un reperto storico, <ride> <ride> bello per i fan, sicuramente, e bello per le nuove generazioni che si avvicinano alla tua musica, Madeo Minghi. Perché poi sì. scopriamo, è vero, Madeo, che non è solamente il pubblico quello che hai da sempre, da, dagli anni 70 no, 80 ad oggi ragazzi sì. giovani che si avvicinano a questa esistono questi ragazzi romantici, non sono tutti sì, io sì. Sono... <ride> no, no, non è vero. io ho un fans club molto nutrito, li vedo quindi sì. quando ci riuniamo ci sono molti, molti ragazzi e ragazze naturalmente giovani che vengono a incontrarmi, insomma stiamo uh -huh. insieme mangiamo insieme, facciamo questi incontri con il, fan, con il primo la fan club, lo eh, facciamo qualche volta anche due all'anno ci incontriamo e ci parliamo ci diciamo le cose, novità, mangiamo. Appunto, Fanno le bene, è vero queste cose l'incontro con la sì, gente, stare, con le persone, sì, sicuramente sì. poi stare con i ragazzi, con i giovani. Mm -hmm. no, io che sono diversamente giovane, <ride> devo stare Tut con i no, giovani, so Ma tutti noi tre siamo tutti e tre <ride> diversamente giovani. Dobbiamo <ride> stare con i giovani con i ragazzi, è fondamentale. C'è un'altra bellissima definizione eh, al di là del maestro. Eh, Giovanna, che dice: un saluto al nostro immenso melodista, ah, il sì. signor eh. Diamante. <ride> Della melodia italiana. <ride> Addirittura. Beh, comunque Bellissimo. melodista è, una, è un tema che mi piace, eh? che mi piace ovviamente più, più di maestro, perché il certo. melodista è vero. Io quello, quello, ho sempre messo al primo posto questa, questa cosa che è una tradizione assolutamente italiana. Quindi, eh, tanti anni fa scrivevano di me eh, che Minghi il melomane. Quando, <ride> nel senso di melodia, di, di, di melodramma sì, melo, ehm, prima che, che avvenissero poi eh, cose quali che so, cantanti di pop cantassero poi con eh, cantanti lirici ma l'avevo già fatto io con Catericciarelli quindi <ride> sono arrivati comunque secondi <ride> avevi già <ride> dato avevo già avevi dato, già dato. addirittura benari. sul palco di Sanremo come ospite pensa un po' Senti, questa sera cosa ci aspettiamo? Qualche anteprima di quello che Beh, sarà? Beh, guarda, è un concerto... Eh, beh, difficile, complesso mh, si suona tanto, si canta molto eh, infatti dopo l'intervista ci sarà le un, prove. un ritiro abbiamo le prove nel pomeriggio e poi ci sono, avvengono delle cose naturalmente cioè, cioè, ci sono eh, dei ragazzi che fanno delle cose appunto eh, da teatrante non ti dico perché insomma sto sempre dietro, dietro il sipario no? però ecco oltre che a suonare e cantare ci sono delle cose in più alcuni brani vengono sottolineati da, da altre persone da dei momenti, da dei momenti così che sono <ride> cantati, che <ride> delle sono... sottolineature Infatti, importanti. Nel manifesto è scritto: Le vedrete ballare, cantare, parlare, vivere queste, queste canzoni. Per cui l'appuntamento questa sera a Teatro Colosseo. Amedeo, io ogni volta che ti vedo per me è una grande emozione, ti ringrazio eh, grazie, immensamente, rivendendo <ride> il titolo di immenso. di immenso. E spero di rincontrarti poi per il prossimo progetto. <ride> eh, ti pare poco? Non poco, eh. eh. e Grazie. <ride> Moltissime devo dire una cosa, in ultimo: che in proporzione delle centinaia di persone che hanno mandato messaggi in ogni genere, insomma, social e non solo, la stragrande maggioranza sono donne. Eh. Sei molto amato, ah, sì. molto amato da tutte le persone. Ma, sai cosa? Che noi uomini maschietti siamo. Eh, perché in realtà poi su certe tematiche quando lancio su, sui social o poi sono molto più i maschi che rispondono noi maschetti non siamo eh, se, cioè, scriviamo meno rispetto a, alle, femminu alle, alle fem femminucce alle femmine, eh, siamo un po' più ma come nella ritrosi. vita siamo mm. un po' un più, più orsetti e donne, se... un po' più orsetti le ovviamente loro donne sono più aperte sono più arrivi sicuramente al cuore delle donne siamo prossimi alla festa poi della donna immagino beh, infatti, che Marci sono a Gallipoli, dopo domani, oggi sei, sì. Sì, sì, domani dopo a Gallipoli. Domani. Poi torniamo su a Trento. Abbiamo degli spostamenti, ma eh, questa cosa di Gallipoli viene fuori a Furore di popolo. Non, a tutti i costi, questa cosa mi fa uno spostamento enorme. Eh, infatti, e sud, e domani facciamo appunto una traversata d'Italia con l'aereo <ride> e poi torneremo su per Trento l'11. Invitiamo allora i maschietti a regalare il CD di Amedeo Minghi l'8 marzo. Mi sembra una ecco, bella questa cosa. Questa una bella, una bella proposta è accettata, <ride> <ride> accettata. salutiamo dopo l'inizio che vede questo eh... Mondo unito anche con gente sul confine che parla di immigrazione e tutte le problematiche. Beh, è una tematica talmente dicano... forte, non poteva ovviamente non essere presa in esame in queste, in queste canzoni insomma, perché comunque sempre di amore si tratta, come diceva certo. anche eh, Lenno, On is Love, alla fine è sempre un fatto di amore, non bisogna questo, questo pizzico di amore messo nelle cose sarebbe un toccasana per tutto, ma non lo facciamo, non, non, non riusciamo a convincerci, sappiamo però che le cose stanno così. Sì. Grazie a Matteo Minghi, questa sera a Teatro Colosseo. Grazie, grazie, grazie.